Ben ritrovati, passiamo al TG Estate di Web TV Puglia di oggi mercoledì 10 agosto 2022. Presentato oggi mercoledì 10 agosto nella sala aggiunta del comune di Conversano, Puglia Teatro Festival, un progetto ideato e diretto da Michele Ido, che ha come obiettivo la creazione sul territorio della regione Puglia di una rete di comuni per la realizzazione degli eventi. Il festival si svolgerà ogni estate da giugno a settembre e vuole diventare una manifestazione di riferimento per la presentazione al pubblico di spettacoli di prosa in anteprima nazionale e regionale. Il progetto a carattere istituzionale vede il coinvolgimento di Albero Bello, Conversano, Ori e San Pietro Vernotico, quali comuni fondatori del festival. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese con il patrocinio della Regione Puglia. Il programma scelto dalle quattro amministrazioni prevede uno spettacolo in ciascun territorio. Il 13 agosto tocca a San Pietro Vernotico, ore 21, il sindaco Pescatore, con Ettore Bassi. Il 16 agosto ad Albero Bello, ore 21, a Carnesi, di Aristofane, per la sezione Off-On, vetrine per le giovani compagnie italiane. Il 17 agosto sarà la volta di Conversano, ore 21, Italia Mundial, con Federico Buffa. Il 3 settembre infine ad Oria, ore 19:30, un'odissea infinita con Enzo De Caro. Madrina della prima edizione del festival è l'attrice pugliese Rosa Palasciano, candidata al David di Donatello come miglior attrice protagonista e ai Nastri d'Argento come miglior attrice protagonista per l'interpretazione del film Giulia. Nel servizio a seguire le interviste a Grazia Di Bari, consigliera delegata alle politiche culturali della Regione Puglia, Giuseppe Lovascio, sindaco della città di Conversano, Katia Sportelli, assessora alla cultura del comune di Conversano, Ornella Tribaldi, vice sindaco del comune di Albero Bello, Maria Lucia Carone, sindaco del comune di Oria, Lucia Iaia, assessora alla cultura e turismo della città di Oria, Pasquale Rizzo, sindaco di San Pietro Vernotico, tutti presenti in conferenza stampa. Puglia Teatro Festival, un progetto di rete interistituzionale che coinvolge quattro amministrazioni comunali. Naturalmente tutti e quattro i comuni hanno scelto un tema, quindi in un momento molto importante questo per fare rete. A lei la parola. Assolutamente, in un momento di divisione noi uniamo, anzi Michele Ido, grazie al direttore artistico che ha avuto questa idea di unire appunto quattro amministrazioni e di fare rete. Abbiamo bisogno appunto di creare armonia e lo possiamo fare attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso il teatro. Noi quest'anno abbiamo puntato sullo sport come primo anno, abbiamo voluto privilegiare questo spettacolo. Abbiamo scelto lo spettacolo con Federico Buffa dedicato al 40° anniversario del mondiale dell'82, della vittoria del mondiale dell'82, quel mondiale eroico. L'abbiamo fatto per una serie di motivi, sia perché Conversano è una città di sport legata al calcio, ma alla nostra pallamano che insomma in qualche modo ci rappresenta in modo particolare in questo momento storico, ma abbiamo voluto dedicarla al mondiale in un anno in cui non partecipiamo al mondiale, quindi soffriremo moltissimo a dicembre, ma almeno ce la godiamo quest'estate ricordando quel magnifico momento dell'82. Assessora Sportelli, intanto auguri per la nascita della bimba. Grazie. Che è molto importante questo. Allora, Puglia Teatro Festival, prima edizione, quattro comuni partecipanti, ognuno sceglierà il tema. Quindi Conversano sceglierà un tema, a lei la parola. Sì, anche quest'anno abbiamo deciso, grazie alla partecipazione ovviamente del Teatro Pubblico Pugliese e di Michele Ido e di quattro comuni che quest'anno partecipano insieme a questa rassegna, di portare il teatro non soltanto durante la stagione invernale, ma di portare il teatro anche durante l'estate. Quindi qualcosa di nuovo, di originale, che non comprende soltanto ovviamente il comune di Conversano, che vedrà il 17 agosto lo spettacolo di Buffa, ma anche ovviamente altri tre comuni. Quindi speriamo che possa essere la prima di tante nuove edizioni. Albero Bello ha scelto di essere promotore di una parte del Puglia Teatro Festival che si chiama Off On, e cioè la parte del festival legato alle giovani compagnie teatrali. Albero Bello crede molto nei giovani e ha voluto concentrarsi proprio sulle giovani compagnie teatrali affinché nello scenario dei Trulli le giovani compagnie e quindi gli attori più giovani e più promettenti del territorio e d'Italia possano avere
la possibilità di esprimere la loro arte. Il 16 di agosto Alberobello ospiterà la commedia di Aristofane, Le Acarnesi, il cui contenuto è ad oggi molto attuale, nella cornice meravigliosa della piazza del Trullo Sovrano. E devo dire che noi abbiamo aderito immediatamente a questo progetto, il mio assessore me l'ha proposto e dobbiamo ringraziare Michele Ido, perché è stato il promotore e l'ideatore di questa iniziativa, un'iniziativa che ha una grande valenza secondo me, innanzitutto perché unisce dei comuni e questo far rete è importante a livello regionale, seconda cosa perché io continuo a ripetere che alla base di tutto, alla base dello sviluppo del territorio c'è la cultura prima di qualsiasi altra cosa, cioè la cultura come input per quello che è il turismo soprattutto, la cultura per lo sviluppo economico del paese, la cultura per quanto riguarda anche quello che è il mondo del lavoro. Quindi abbiamo aderito proprio perché è un'iniziativa culturale davvero importante, ci unisce sul territorio, siamo supportati dal Teatro Pubblico Pugliese e questo devo dire ci fa molto piacere, ringraziamo il Teatro Pubblico Pugliese e la Regione Puglia per aver anche sposato questa nostra iniziativa. Noi abbiamo scelto lo spettacolo di teatrale di Enzo De Caro perché comunque parla a un'odissea infinita, l'odissea praticamente della vita, di quello che comunque l'uomo deve vivere nella quotidianità, quindi ritengo che sia uno spettacolo di ampio livello. Noi come amministrazione comunale abbiamo anche negli anni precedenti fatto delle diverse rassegne teatrali, anche con i limiti posti da quella che è stata la pandemia. Quest'anno ci è stata data l'opportunità di avere comunque poter fare spettacoli di più ampio livello, quindi abbiamo scelto lo spettacolo di De Caro, ma noi abbiamo già a luglio fatto un altro spettacolo teatrale con Ettore Bazzi, il sindaco pescatore, e devo dire la verità, ha suscitato un'emozione grandissima perché comunque quando parliamo di attori di un determinato rilievo o lo spessore culturale si vede ed è veramente un piacere e un onore per noi ospitare sulla nostra città questi attori e comunque dare la possibilità al nostro paese di crescere, perché comunque il teatro è cultura. Sì, Michele ci ha coinvolto in questo progetto che noi abbiamo abbracciato con molto entusiasmo. Effettivamente ci sono comuni in realtà differenti, però unendo diciamo, i vari comuni, si va dal mare, i luoghi dell'entroterra, insomma c'è la possibilità di spaziare per chi vuole frequentare il teatro e vedere anche dei posti che sono sicuramente di indubbio pregio territoriale. Ma il punto di vista culturale è quello più importante e rilevante che ci ha indotto ad approvare appieno e a sposare questo progetto di Michele per ridare slancio comunque a un settore che effettivamente con la pandemia ha subito non poche ripercussioni negative e riteniamo che sia fondamentale portare avanti. Teatro Festival, prima edizione, un progetto ideato e diretto da Michele Ido qui in presenza e organizzato in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e con il patrocinio della Regione Puglia, quindi partecipano 4 comuni, questi comuni scelgono il tema. A lei la parola. Buongiorno, benvenuti. Questo è un progetto che nasce nel cuore nel 2009, girando come produttore teatrale nei festival italiani e come diciamo, spettatore nei festival europei. Quindi ho sempre desiderato che la Puglia diventasse un palcoscenico per un festival di riferimento per le compagnie che venissero a presentare il loro spettacolo in estiva. Ho faticato tanto tempo per mettere insieme con altri comuni perché credo nella rete, credo la Puglia come palcoscenico perfetto per fare spettacolo e quindi ci siamo riusciti, comincia un percorso in cui aumenteremo i metri cubi di offerta culturale, quindi turistica e quindi umanistica della Regione Puglia e anche stimoliamo, spero, il desiderio di teatro nella gente perché insomma, è un momento in cui ce n'è bisogno. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, arrivederci a venerdì.